Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. Sto andando ancora alla stazione di Firenze perché oggi andrò a Lucca per raggiungere le altre due ragazze per fare Urbex un'altra volta. Questa volta abbiamo in programma due case abbandonate molto molto belle. Il tempo non è dei migliori, ma chi se ne frega. Adesso sto andando in centro, sto andando alla ricerca di un supermercato per prendermi qualcosa da mangiare in treno e per comprare un uovo di Pasqua per la figlia di una di loro, visto che l'ho conosciuta ieri ed è una ragazza veramente deliziosa e per dirlo una child free è veramente deliziosa e ho voglia di prenderle un ovetto di Pasqua, visto che domani lo è. Niente, adesso le strade sono stranamente deserte, meno male, ma il centro-centro non sarà così, quindi adesso mi appresto ad andare in stazione e nuove avventure mi aspettano. Missione compiuta, sono sul treno, sono riuscita ad andare al supermercato, scusate la luce, ma il treno è quello che è. Faremo un vlog un po' dark, un po' gloomy. Ecco qua, le ho preso l'uovo di Pasqua delle principesse, spero le piaccia. Già che sono in treno io mangio, quindi pomodorini arancioni, tacchino e gallette di mais. Quindi adesso mangio e poi arrivo a Prato. Ho finito adesso di fare un'esplorazione, purtroppo una casa è stata messa in vendita, inaccessibile, ma ho trovato un altro luogo piuttosto carino da visitare, poi vedrete il video. Adesso c'è Arietta e se sentite il rumore è per questo motivo. Adesso torniamo verso Firenze. Questo è il Ponte del Diavolo o della Maddalena. Ecco, il ponte è visto dal basso. Ecco, mi chiamano per andare. La mia amica che mi esortava a scendere. Ecco qua, Ponte della Maddalena, detto Ponte del Diavolo. Sono andata a mangiare la pizza a casa di una delle ragazze. Le ringrazio ancora per tutto, per avermi portato a fare Urbex e per comunque essere state carine con me. Intanto c'è un temporale. Diciamo che oggi ci è andata benissimo perché durante l'esplorazione il tempo è stato bello. Quando eravamo in macchina oppure appena appunto adesso sono tornata in albergo, eravamo a casa, piove che Dio la manda. Una di loro mi ha anche regalato un pulcino in bambagia dentro l'uovo. A me questi pulcini di Pasqua sono sempre piaciuti, infatti ho apprezzato tantissimo. Anche la figlia di una di loro mi ha ringraziato molto per l'uovo. Adesso io mi butto a letto perché sono stanchissima. Abbiamo visitato due luoghi abbandonati, sono molto soddisfatta delle esplorazioni. Oh, ma guardate fuori, cioè, piove che Dio la manda. Che lampo! E adesso vado a dormire. Buonanotte, ci vediamo domani che è Pasqua. Non so cosa faccio, non so se mi alzerò presto per andare a vedere lo scoppio del carro, non ne ho la benché minima idea, però appunto qualcosa mi invento. Speriamo il tempo sia clemente, chi lo sa. Quindi a domani, buonanotte.